Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Empire of Sin, gioco sviluppato dai Romero Games e distribuito da Paradox Interactive. Paradox Interactive, quindi potete immaginare che il gioco al rilascio non avrà neppure, e neppure dopo la lingua italiana. Però lo proviamo a vedere perché poi comunque c'è il launcher, non penso siano neanche una valanga di testi. Il gioco mi è sembrato molto intrigante. Ringrazio i PR che mi hanno concesso di portare questo gioco e soprattutto di poterlo provare qualche giorno prima il rilascio. Costerà 39,99. Lo dico, da quello che ho visto mi sembra piuttosto intrigante, ma lo andiamo a provare dall'inizio. L'inizio è interessante perché che cosa faremo in questo gioco? Noi interpreteremo un gangster, un boss, ce ne sono 12 tra cui scegliere, e è una sorta di gioco di ruolo gestionale perché porteremo avanti la nostra attività illegale in America. Non li conosco, della verità, Joseph Saltis. Vedete che ognuno dà dei bonus. Quindi bonus di squadra per sparare, bonus di distillazione perché siamo negli anni 20, quindi ci sarà casinò, ci sarà la distilleria illegale, insomma il proibizionismo. Abbiamo anche i bordelli, insomma mi autocensuro, dove potremmo in questo caso andare a pagare meno gli ambienti. Stessa cosa, Frankie Donovan ha un'abilità di convinzione, insomma, perché ogni attività deve avere una sorta di sorveglianza. Quindi in questo caso lui, Angelo Genna, ha una guardia più uno per quanto riguarda le distillerie, bonus diplomatico. Abbiamo Goldiger No, che ha sempre abilità di, penso sia parlantina in questo caso, e il costo ridotto degli aggiornamenti del casinò. Amministreremo diverse attività, questo ha più guardie al bordello. Maggie Dyer ha la sicurezza ai bordelli del meno 20% a livello di costi, la sua abilità diplomatica, ma io sto andando a cercarne uno di preciso. Salazar Reina, Daniel Mackie Jackson, non li conosco onestamente, Frankie Reagan. Irlandesi, tutti gli irlandesi questi. Mabel Riley, Elvira Duarte, Joseph Saltis, Stephanie Sinclair. Io voglio fare questo. Alphonse Capone. Distillerie e bordelli, insomma. E lo confermo. Possiamo andare, e come si fa anche su Stellaris, questo me lo ha ricordato molto, il numero di vicini, il numero di fazioni nemiche e il livello di difficoltà. Poi andiamo. Ci sono altri giochi simili dove si amministrava la mafia, insomma. Siamo nel 17 marzo del 1920 e Al Capone arriva a Chicago. Buongiorno, signore. Ha detto vicino a la riva sud, giusto? È giusto. Vengo da Brooklyn. Brooklyn. Sì, portami dritto lì. Certo, boss. Hai detto di un Frankie Yale, giusto? È arrivato in Chicago, ma si sta nascondendo. Lo troverai se mi aiuterai con un piccolo favore. In realtà, da quanto ho provato prima, se non rispondevo così, portami dritto lì, si conversava un pochino. Comunque, in pratica, noi siamo arrivati qui, a Chicago, e ci stanno portando a questo luogo. E diciamo, dobbiamo incontrare Frankie. E il tassista mi dice, guarda, Frankie, io lo conosco, è già a Chicago. Fa, come a Chicago? Non mi aveva detto niente, era già qui, già, vabbè. E lui in pratica dice, ti posso portare da lui, ma se mi fai un favore. E io gli dico, che cosa devo fare? C'è una gang che sta facendo casino col mio taxi. Mi sgonfia le gomme, mi ruba le cose, mi stanno dando fastidio. Apprezzerei se ti prendessi cura, diciamo, della cosa. Ok, cosa c'è in cambio per me? A parte, insomma, Frankie, ti interesserebbe una fila, diciamo, di casse di booze, penso sia il whisky. Ok, è un buon accordo. Ok,
Buona fortuna a te. Adesso andremo a vedere un pochino come funzionano le meccaniche di gioco, perché ci muoveremo cliccando col tasto destro all'interno della città, si entrerà nei locali e si faranno delle battaglie che ricordano un pochino quelle che sono di XCOM, ad esempio. Ed è questo interessante. Non andremo in questo video a vedere tutte le features del gioco, però diciamo che essendo un gioco che non ha un costo elevatissimo, neanche basso, nel senso che siamo una fascia media, 39,99, proviamo, lo vediamo poi se c'è un boom di commenti, un boom di visual, insomma, di like, insomma, lo continuiamo e lo andiamo a vedere. Benvenuti in Chicago. Guardati un po' intorno, muovi la camera con WASD, VASD, puoi ruotare con la Q e la E, come vedete che poi è un po' vuoto, tipo mai si marcare, e X e Z, zoom. Ok, dobbiamo andare lì. La cosa carina è che la mappa è completamente casuale, infatti io l'altra volta, quando ho iniziato un'altra partita, sono dovuto andare dall'altra parte, quindi è davvero interessante. Come vedete la mappa, le varie attività, noi siamo al Capone, Alphonse Capone. Clicchiamo qua, andiamo di là, attraversiamo la strada, facciamo, disfiamo, ci mettiamo qui, poi si clicca con il tasto destro sull'edificio, si vede se si può fare travel to, no, faccio enter, ok, dobbiamo fare casino. Questo distretto, insomma, appartiene a Ronnie O'Neill, chiama se stesso boss degli impacchettatori di carne, della gang degli impacchettatori di carne. Questi farabutti non sanno che cosa li sta per colpire. Premi control per iniziare il combattimento. Infatti noi siamo all'interno, vedete che poi io cammino, però voglio farli schiantare lì in quel lato lì e faccio ok, così. In Empire of Sin, l'impero del peccato, il combattimento è a turni. La coda di personaggi che stanno aspettando il loro turno è sopra e il turno è deciso dall'iniziativa, la statistica di iniziativa di ogni personaggio. Se i nemici sono alleati con un boss, quel boss è mostrato sotto il loro ritratto. Infatti si vede il boss sotto cui sono alleati gli altri. Ok, in questo caso ci sono delle abilità da fare e vedete che ne ho alcune qui. C'è la ricarica, c'è lo sparo, c'è il pugno, l'attacco melee, la pioggia di fuoco. Ogni diciamo personaggio ha due punti azione, che dovrebbe essere il classico movimento o il classico fuoco. Io faccio questo. La barra azione è sotto, alcune richiedono un bersaglio, alcuni appunto chiedono un bersaglio, puoi passare da uno all'altro premendo il tab. In questo caso però non ho un bersaglio perché vedete io seleziono questo e poi ho un bersaglio, posso shiftare da uno all'altro col tab. Ma se faccio la pioggia di fuoco, avendo in mano, credo, un Thompson, sì, mafia insegna in questo caso, posso provare a fare una roba del genere. Però sono sfigatissimo io, no, dai, ce l'ho fatta. Ok, diciamo che è stata la scelta giusta, perché pensate che nella partita che avevo fatto prima avevo sparato un colpo singolo, avevo speso un punto azione per un colpo di pistola e avevo abbattuto, ma l'altro era ancora in piedi e mi avrebbe potuto fare la pelle. In questo caso, finita questa cosa, diciamo che vanno a cambiare degli standing con le fazioni, insomma, quindi il Bureau of Investigation, FBI, insomma, la Bureau della Proibizione, beh, il proibizionismo, meno 1, i Meatpackers, che sono la fazione che abbiamo attaccato, meno 29, e la Polizia di Chicago, meno 1. Però abbiamo guadagnato un po' di soldi, quindi andiamo avanti. Take loot. Allora, quando vinci un racket hai più opzioni. Prendi questo posto e fallo tuo. Perché vedete che potete fare un po', mi ricorda un po' Civilization, razzia, distruggi, spacca tutto. Io faccio takeover. Ok. È fighissimo sto gioco. Fai questo uno speakeasy. Takeover cost. Ma cos'è? Una sorta di speakeasy? È una racket, insomma, non so. Vediamo. È un workhorse for your empire, richiede alcol per funzionare. Ah no, un bar, una sorta.
Vedete che ci dà anche il costo, gli guadagni 2 dollari, cioè 2 simbolini del dollaro, costo 1, quindi abbiamo comunque un guadagno. Puoi fare grandi guadagni quando lo, diciamo, riempi d'alcol. Di contro però i gangster possono diventare alcolisti e vabbè, lasciarsi scappare informazioni, insomma, vabbè, facciamo, dai, facciamo così, sì. Rename building. Indie prohibition. Ok, abbiamo sbloccato il primo racket. E vuoi qualcosa? Prendilo. Hai bisogno di alcune guardie per tenere salvo questo, tenere al sicuro questo posto. Quindi l'icona in basso a destra per entrare nel racket. Siamo nella Indie Prohibition. Andiamo qua. Allora, diciamo che di testo da tradurre ce n'è, della verità. Però, bene o male, essendo comunque anche i dialoghi molto conversati, molto a turni, anche loro, si può andare a capire, niente di che, niente di complicato. Però io spero sempre di una traduzione, perché come idea mi piace molto. Mi ricorda molto appunto altri giochi di mafia simili a questo, che però non hanno avuto un gran successo. Allora, hai 4 differenti modi in con cui puoi mandare avanti il tuo edificio. Iniziano la security, ok, deflect, l'ambience e il word of mouth, che non so cosa sia onestamente. Comunque qua mi dice di upgradare la security. Totale guardie 5, due guardie esterne, e 3 guardie interne. Lo facciamo. Puoi lasciare selezionando rush button. Sì, rush. Sì. Ok. Perfetto. Allora, aggiornando l'ambiente migliora il tuo draw. Non so cosa sia la insomma, come appare, insomma. Più clienti e più soldi. Seleziona upgrade per aggiungere una band. Ah, è figo. Vai avanti e rush. Ok. Eccola lì la band. Ma dai. Che poi possiamo anche camminare all'interno, quindi possiamo andare a vedere. Possiamo vedere le persone. Possiamo vedere chi abbiamo davanti. Che spettacolo. Anche la musica dell'epoca. Miguel che sta. E poi lo mettete un pezzo che dà la carica. No, però quello è negli anni 50. Niente. Questo è quello di cui sto parlando. Sembra fantastico. Andiamo fuori di qui. Hai altro lavoro da fare. Seleziona la porta e fai exit. Quindi clicca con destro sulla porta. Exit. È figo, fighissimo. I colpi di arma da fuoco hanno attirato alcuni talenti criminali e stanno cercando lavoro. Perché il tuo impero cresca, devi avere accesso, insomma, assumere armi, comprare armi e assumere gente, credo che sia questo quello che ha detto. Quindi clicca col destro su di loro e fai che cosa? Hire. Ah, non li andiamo neanche a guardare? Ma io voglio guardarlo comunque. Allora, ha un fucile, a pompa, delle munizioni, una rivoltella, ok, non ha nessuna armatura, un kit medico. Ha dei tratti, e qua sarebbe molto carino avere l'italiano, appunto, ripeto, perché poi abbiamo anche tutta i tratti un po', ricordano anche qui un po' Stellaris, anche se non è fatto direttamente da Paradox. I tier con cui possiamo andare a far livellare il nostro personaggio e quindi renderlo comunque più interessante, più figo sotto l'aspetto magari delle armi da fuoco piuttosto che dagli attacchi melee. Comunque andiamo ad assumerlo. Si prende il 2% delle entrate mensili. Non ci chiede niente subito. Lo assumiamo. Nota che i tuoi membri della crew hanno un take. Il loro prezzo per lavorare per te. Il take, non so cosa sia, una prima tassa, insomma, è basata sulla percentuale dei tuoi totali guadagni. Ok, più alto il tuo guadagno, più alto il loro compenso. Gangster, ok, ci sono diversi tratti, quello sì, è quello che vi ho detto. Troverai gangster
Looking for work. Ok, dei gangster che stanno cercando lavoro. E nel libro nero. Ne, lo guarderemo più tardi, quando diventerà più potente, guadagnerà accesso a più dei gangster un pochino più potenti. Assumi il secondo. Il secondo chi è? Sono proprio curioso di vedere chi sia. Maria Rodriguez. Lei chi è, signora? Lei ha un Thompson? Vediamo se si chiama proprio Thompson. Submachine gun, sì, vabbè. E questa è la 1900, è più la punto 38. Cos'è una 1912? Insomma, me ne ricordo da mafia tutto questo, quindi assumi, dai. Si prende il 2% anche lei. Perché è una squadra, trascina una selection. E quando lo rilasci sarai in grado di muoverli tutti insieme. Perfetto, figo anche questo. Zoom out. Ok. Vediamo cosa succede. Ah, possiamo fare un'imboscata anche qua, ma non ha senso. A meno che non ce lo dica. Ok. Ok, abbiamo bisogno di alcol adesso, quello che bisogna fare. Zoom out. Ok. E là. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, dove siamo noi adesso? Perché mi sono perso. Ok, siamo riusciti a trovare dove eravamo. Allora, seguiamo esattamente adesso quello che dice il tutorial, perché siamo noi tre. Fuori dalla. Ok, puoi toccare dal world map. Ok, bisogna andare alla Bravery, che è qua. Ma ci siamo tutti? No, ne manca uno. Ah no, sì, ci siamo tutti, ci siamo tutti. Questo è The Burley Tier. Ah, ok, questi qui ci stanno dando noia. Ok. Ah, dai, i nostri soci hanno attaccato. Ci stavano aspettando, ok. Va bene, dai. No, va bene, manca uno solo, quindi. Ah, i passanti intanto passano così. Tu invece cos'hai? Anche tu spara. Housing, il secondo punto azione. Ok. Ciccio, spara anche tu, dai, a lui. Ok. Ci ha attaccato la fazione quella cattiva. Però ce n'è un altro qua. Quindi direi che burst fire. Vediamo che abilità ha. Ok. Abbiamo abbassato ancora la nostra, però abbiamo guadagnato un po' di soldi. Take loot, perfetto. Abbiamo bisogno di più bocche da fuoco, insomma. Ronin, guardie. Ok, il black market ci può dare quello di cui abbiamo bisogno. Oh, apri il black market selezionandolo in alto. Ok, no, perché dovremmo rifornire quello che avevamo lì. Mi sono anche perso nella mappa, perché adesso volevo capire esattamente in che quartiere siamo. Ma in realtà, eccolo qui, vedete che devo tenere assolutamente d'occhio. Ed è near Southside. Ah, ok. Ok, infatti poi andiamo a vedere che ci sono tutti i personaggi. Ci sono l'Indie Prohibition, c'è l'altro locale, ok. Qua c'è un locale in demolizione, qua c'è una casa che di una fazione sconosciuta. È davvero, davvero interessante, davvero figo. E spero che questo gioco abbia successo. Così lo portino avanti, insomma. Allora, questo è il mercato nero. Allora, praticamente, cliccando qua in alto, abbiamo le armi, le statistiche e tutto. Minchia, se costano. Sì, quando ho fatto quello che volevo, ma certo, ma io ho 3.000. Ah, ok, sì, non ho tantissimo, a dire la verità. Cioè, ci costa 5.000 dollari anche un tubo idraulico. La dinamite, Wizard Oil, Bandage, io compro le bende, 400 dollari di bende, no, compro, mamma mia, costa tutto un sacco, compro le bende, va, compro una, ok, esci, va bene. Ora vai al Ronnie Brewery, per farlo sapere al boss. Ah, ok, andiamo. Attacca, dobbiamo attaccare
Con questi, ok. Siamo andati in distilleria, hai bisogno di muoverti in copertura. Ma non ho capito perché iniziano a muoversi come cacchio di hanno voglia, andando fuori di testa forse. Vabbè, comunque. Sulla falsa riga di un XCOM ci dobbiamo coprire, sperando che non salti tutto per aria qua, perché... Allora, il tizio è là, il tizio è lì, quindi direi che uno lo possiamo muovere qui dietro. No, non sei molto coperto. Comunque, vabbè, proviamoci. Chi puoi attaccare? Ah, quello là. Ok, dai, attacca quello là. Tanto è coperto, quindi lo manchi per forza. Dai, capone, non puoi deluderci. Vai qua. Puoi attaccare qualcuno? No, non puoi attaccare nessuno, quindi magari ti metto in Overwatch, classica modalità Overwatch. Nella direzione sbagliata ho messo, dovevo mettere di qua. Quindi in pratica se qualcuno si sposta improvvisamente in quella zona, lui salta fuori e gli spara. Allora, intanto mi faccio mettere qui. Magari mi butta via tutte e due le azioni, Maria Rodriguez. No, forse ne ha ancora una, no, non ne ha più. Ok, sono loro due, deve entrare nell'Overwatch, ma non lo farà probabilmente perché... Sono stato un cane io. Ok, di nuovo. Capone, non sei molto coperto, però io do una... Beh, ma è quasi morto lui. Adesso quanto... Ah, gli toglie solo quello. La sventagliata di colpi invece gli toglie tutto questo. Attaccalo così, va. Mannaggia. Puoi sparargli ancora? Gli hai tolto quasi tutto, dai. Ah, ha fatto critico, quindi ottimo. Tu dovresti porre fine alle sofferenze di questo qua. 45% di colpirlo, 15 quello. Quindi, no, dai, spara quello. Sperando di colpirlo, di farlo fuori. Sì, perfetto, fantastico. Ora tocca a lei. 58% di colpirlo, dai, vai. Burst fire. Non è un Thompson, è un fucile stranissimo. È quasi morto. Aia. Si riparte di nuovo da Al. Deve ricaricare. Finito i colpi? No, due colpi ancora. Quindi posso farlo muovere qui. E poi vediamo. Ancora due colpi nel tamburo. Quindi Al Capone è sempre l'ultimo colpo. Perfetto. C'è qualcuno ancora? No. In questo caso abbiamo guadagnato un po' di soldi ancora. Take loot, perfetto. Ora abbiamo preso una distilleria giustamente perché ci serviva anche una distilleria. Ok, infatti, safe house. Così in conclusione vi faccio vedere anche le attività. Safe house è la tua fortezza. Guadagni offensivo, difensivo e bonus di cura nella tua safe house. Hai bisogno di un gangster, ok, per costruire, ok. La brewery è la distilleria, crei alcol, la prima risorsa del proibizionismo, attrai molta attenzione delle forze di legge, lo speakeasy l'abbiamo già visto, il bordello invece non ha bisogno di consumare alcol per funzionare, ma l'alcol aumenterà i profitti, di contro i gangster... che rimangono, possono ammalarsi, insomma, STDS, non so cosa sia perché in inglese qui comunque immagino sia quello che penso. Il casino invece ci permette di guadagnare, però le grandi vincite possono essere destabilizzanti, cioè praticamente guadagniamo tanti soldi, ma quando c'è il jackpot ce ne andiamo a perdere, poi immagino sia legato anche a tutta la malavita. E gli hotel invece aumentano la possibilità di avere più ospiti nel vicinato e possono dare bonus anche alle altre. Ok, facciamo una brewery qui. In this case. Ok. Beh, i dipendenti sono rimasti, non li abbiamo coinvolti nella sparatoria, quindi li abbiamo ancora. Calm down, Ronnie. Quando vuoi parlare... Ah, è Ronnie che mi dice, quando vuoi parlare faccia a faccia, vieni a trovarmi. Ci vedremo molto presto. Ah, Ronnie ha richiesto...
di parlare. Ok, allora usciamo. Exit. È be molto bello davvero questa cosa che si può parlare, si possono muovere i vari personaggi. Però ne ho solo due. Sedersi con un altro boss è un business serio. Di solito ci si trova in un racket di uno dei boss. Possono anche prendere posto, diciamo, nelle safe house. Zoom out del mare e trova la safe house di Ronnie. Ma ho lasciato l'altro tizio dentro. Ma va bene. No, ma credo sia qua in giro. No, l'ho dimenticato dentro l'altro. Vabbè, ma no, ho bisogno di tutti io però. Adesso fammi andare dentro. Ho lasciato dentro qualcuno qui. Infatti, guardalo lì. Mamma mia, che casino. Non bisogna dimenticarsi la gente, se no non la troviamo più. Perfetto. No, ma scusa, adesso gli altri dove sono, però? Mannaggia la. Scusami, sì, no. Sono entrati gli altri due. Mamma mia, che babbani che sono, però. Ok, dai. Prendi Al. Ok, frega niente, prendo Al e gli altri. Sì, non ho ben capito sta cosa, comunque vabbè. Dice di andare indietro e andare a trovare il Ronnie Safe House. Ah, che dovrebbe essere qui. Eccolo qua. Begin sit down. Ok, andiamo a fare questo incontro diplomatico con il boss qua. Ok, iniziamo il sit down e vediamo che cosa è così. Eccolo qua. Non hai ancora visto niente. Fa venire i brividi al capone a me. Dovresti andare indietro, tornatene nella tua buca e tornatene in New York. Non c'è posto per te in Chicago. Pulagan. See, that's where you're wrong. There's plenty of room here. Just have to get rid of the dead weight. Calm down. Sì, l'unica cosa in questi dialoghi qui bisogna capire subito perché poi non c'è la pausa. Ho provato a essere gentile. Inizia il combattimento. Devi essere l'ultimo a rimanere in campo. Ah, devo ucciderlo e diventerà tutto mio. Ok. Allora, scusami, ma adesso. Qua ovviamente è tutto guidato, quindi è tutto previsto, però. Ah, Ronnie mi sta colpendo adesso, però ho tirato fuori la pistola. Niente, dobbiamo darci una mossa. Dobbiamo darci una mossa, assolutamente. Però qua c'è un tizio della sua gang, quindi dobbiamo sparare a questo. Mannaggia, l'hai mancato. Vabbè, spara anche tu. 58%. Mamma mia, che sfiga. Niente, qua finisce molto male. Che mossa ha fatto? Si è rotolato. Cosa va a chiamare i rinforzi? No? Vabbè, torniamo a noi. Mannaggia, 6 turni, non possiamo più fare. Vabbè, spara a Red Ronnie qua. Ma niente, è qua. Gli diamo un colpetto anche noi, eh. Allora, shotgun blast. 45% di colpirlo. E se io mi muovessi qui, sperando che nessuno si sia messo in modalità, ecco. Shotgun blast, vai. Ma dai! Spara lì anche tu, 42%? Sì. Là.
Aia. Vabbè, loro sono sacrificabili, Al Capone no. Mamma mia, quanti. Io voglio focalizzarmi su buttare giù il capo, il boss lì. Almeno la facciamo finita. Allora, Al Capone, vieni qui. E spara. Ah, lui mi ha visto. Poi devo sparare lui. Vai. Ok. Ronnie O'Neill e ci prende a legnate. Ok, è giunto il momento. Arrivederci. Ma così gli tolgo questo e così gli tolgo questo. Io direi che fa questo. Don Salieri le manda i suoi saluti. E quindi. Ah, non è ancora morto. Niente, vabbè, Hugh Miller è quasi andato. Ha perso morale. Mamma mia, che botta! Mancato. Ok. Ok. Ultimo colpo. Ultimo colpo per Al. Che come sempre gli darà il colpo finale. Sì, spara, spara. Vai. Ok, Ronnie O'Neill è andato. Ah, morirà in 4 turni. Puoi sparargli ancora? Sì. Beh, ma è morto, cioè adesso. Lei è impazzita, già spara per il conto suo. Però direi che è abbastanza funzionale. Perfetto, perfetto. Take a loot. Abbiamo eliminato una fazione, i Meatpacker. Perfetto. La guerra è finita. Abbiamo ottenuto la nostra prima casa sicura, Safe House. Dobbiamo difendere da tutti i costi, una sorta di quartier generale. E dove potremmo fare degli incontri diplomatici anche con altra gente, quindi insomma. Ok, dobbiamo aprire la visione dell'impero. Questo è il nostro impero, molto interessante perché vediamo tutti i bonus dei vicini, la prosperità e così via. E niente, questo è, eccolo qua. Customer overview. Ah, si vedono tutti i locali che abbiamo, si vede tutto. E qua invece le spese, sono le spese. E questo è l'info sull'alcol. F3 per mission, cioè praticamente possiamo andare ad accettare delle missioni del gioco, ovviamente la storia, insomma, e ci vanno a dire prendi 5 racket, molto interessante, quindi lo possiamo andare a fare. Perfetto, grazie. Ok, chiudiamo il mission screen. Ok, e così si va a fare racket, si va a prendere, siamo ufficialmente fuori dal tutorial, si esce dagli edifici, si vanno a conquistare edifici nuovi, a avviare nuovi racket, nuove attività economiche, ad aggiornare i vari edifici, quindi insomma questo è è davvero molto 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 interessante questo titolo e Empire of Sin. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ringrazio ancora la Paradox per l'occasione di poterlo portare al pubblico italiano. Fatemi sapere, 39 € il costo su Steam, spero un domani, un po' egoistica come cosa, però sarebbe veramente figo poterlo vedere in italiano. Ho visto che di testi ce ne sono però parecchi, pensavo meno, in realtà un po' ce ne sono. Ora attendo qua sotto, dovete proprio smontare la tastiera a forza di scrivermi quello che pensate di questo titolo. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.